Su che social sei tu? Instagram. Instagram. Principalmente Instagram. Facebook è un social che abbiamo lasciato da parecchi anni agli adulti. Cane di Chiara Ferragni al proprio di Vuitton. Sicuramente Chiara Ferragni è seguita da moltissime persone anche all'estero. Tipo Kim Kardashian, cantanti, Ariana Grande. Oppure Giulia Torelli. Giulia Valentina. E chi sarebbe? Questo influencer milanese. Una volta noi eravamo innamorati di attori, adesso probabilmente siamo innamorati degli influencer. Questo tempo che non dà. Il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice direttrice di Rai 3 come inopportuno. Non ho visto il concerto del 1° maggio, però appena sono entrata su Instagram ho visto un casino. Sono venuta a conoscenza del DDL Zan grazie a Fede. È più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. Fedez è idolo delle masse giovanili. Te, giustamente, politico, che o appoggi la sua idea o no. Se appoggi uno che ha così tanto successo, speri sempre di aver successo. Enrico Letta ha appoggiato Fedez? No. Non so chi sia Enrico Letta, non l'ho mai sentito nominare proprio. No, non ho la più male idea di chi sia. Stiamo guardando il profilo di Enrico Letta, che io non seguo. Cioè, riuscirai a trovare qualcuno che ti gestisce la pagina social in modo che abbia senso? Tutti quanti dicono che la nostra generazione è pigra. Ok, può essere anche vero, ma se lo sai, cercati un designer che ti metta le notizie in modo chiaro. Cioè, è immediato, nel tuo interesse, no? Arrivare a noi, santo cielo. Una Billie Eilish americana è seguita da milioni e milioni, come se fosse io sceso in terra e poi magari il politico di turno, uno che dovrebbe saperne, è un boomer. I boomer sono quelle persone magari più grandi che utilizza i social in maniera un po' fuori luogo. Sono un po' conservatori vecchi, quindi non capiscono forse la generazione di oggi. Io posso informarmi finché voglio, però mi devi un pochino portare, cioè mi devi convincere di quelle cose lì. Non lo so, io la vedo un po' così. In realtà non si fanno sentire quasi per niente i politici, fanno le loro interviste, le conferenze stampa e devi andarteli tu a cercare, loro non cercano di raggiungere un pubblico più ampio. Cercare di integrare più i giovani. Chissà se arriverà qualcosa, i social diventeranno da boomer, anche noi dei social diventeremo i vecchietti che usano Instagram.